Ragazze, ciao a tutte, benvenute in un nuovo video. Allora, questa qui è la mia mano destra e volevo fare questo video per mostrarvi come lavoro io con la sinistra. Allora, ho già fatto per quanto meglio sono riuscita le altre unghiette, andrò a fare insieme a voi questa qui. Ho fatto una sorta di quadrata, se così si può dire, perché io non vado matta per le unghie quadrate, non mi stanno particolarmente bene, infatti le ho tanto smussate negli angolini. E andiamo a fare insieme questa unghietta qua. Ho già fatto la pulizia delle cuticole, adesso la andiamo a opacizzare. Ho già disinfettato le mani, gli do un'altra spruzzatina. Allora, opacizzo col mio cilindretto che ho usato anche per le altre. Io questi poi ogni volta li cambio, queste qui a grana fine, quindi aspetto un attimino che evapora il prodotto. Ok, a giri molto molto bassi. Vado piano piano ad opacizzare tutto. Solo opacizzare. A maggior ragione che non sono con la mia mano dominante, tra virgolette. Vado molto molto piano. Questo procedimento lo possiamo fare anche con la lima. Io mi trovo bene sia con la lima che col cilindretto. Cerco di girarmi per fare tutti gli angolini. Do una passatina anche sul vecchio prodotto. Qua, se vedete, praticamente mi manca il laterale, quindi dopo lo andremo a fare senza bisogno di cartina. Lo andiamo a ricostruire, anche se ripeto, io i laterali li stondo tanto perché non lo so, ragazzi, a me la quadrata su di me non piace proprio. C'era un periodo che la portavo sempre, mi piaceva tanto. Poi da quando ho iniziato a fare la mandorla, basta, ho sempre avuto quella e ho sempre fatto quella. Ok, abbiamo finito. Ho opacizzato. Spengo. Spolvero. Anche le altre ragazze non è che sono uscite un granché, però ho fatto quello che mi era possibile perché, ripeto, con la sinistra mi è veramente veramente complicato, ma tanto complicato, nonostante io le faccia da tanto tempo, non è la mia mano dominante, quindi faccio fatica. Adesso iniziamo a mettere i preparatori. Quindi iniziamo da nail prep. Evapora all'istante. Poi primer acido. Carico sempre 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 su di un pad perché ne va veramente una goccina. Questo poi si espande. Solo sull'unghia naturale, quindi sulla ricrescita e se abbiamo qualche scalino.
Io per farlo asciugare prima lo metto dentro nella mia lampada, anche se asciuga l'aria, solo che col colore della lampada me lo asciuga prima, quindi entro in lampada. Intanto mi preparo Binder, quindi primer non acido, e la base. Il Binder non ha bisogno di lasciarlo evaporare perché rimane proprio uno strato appiccicoso. Andrò ad utilizzare l'Acrygel, il Fusion della Nailook, questo è lo 014. Come avete visto anche sulle altre è molto molto naturale come colore e mi piace tanto. Usciamo, come vedete è completamente evaporato perché l'unghia è tornata opaca. Adesso metto il Binder, anche questo lo vado comunque a scaricare sempre. E questo qui non evapora, rimane proprio così, lascia proprio questo strato appiccicosino. Ora mettiamo la base alfa. Io ho anche la loro di base, quella della Sophia Neal, però voglio testare la durata usando base alfa. Su di me lo posso permettere di fare certi diciamo così esperimenti, anche perché ragazzi, se le cose non le testiamo su di noi non possiamo certo andare a testarle sulle clienti. Allora, non so se vedete, io mi appoggio sulla mia stessa mano per avere stabilità, e più che girare con la sinistra giro proprio io il dito così e lascio il pennello fermo. Certo, dove c'è da abbassare lo abbasso. Ok, base ne va sempre veramente poca. Ora richiudo tutto e vado in lampada 30 secondi. Nel frattempo ragazze, volevo anche dirvi che io farò a breve un video, però non l'ho fatto ora, avrei potuto utilizzarlo, sto parlando del aspettate che ve lo prendo, sto parlando del One Love. Il One Love Clear è un gel che non ha reazione esotermica, quindi non brucia, e io volevo farvi a breve un video, però giustamente volevo usare la mia mano, quella buona tra virgolette, quindi appena vado a fare il refill qua. Queste qua ragazze sono le unghie di 2 settimane e il Top Coat No Wipe della Femme è ancora stra lucido. Non so se riesci a vedere. E calcolate che io ho lima in mano, quindi quando limo così mi graffio. Quindi tornando a noi, sono uscita, ho fatto i 30 secondi. Adesso andiamo di Fusion. Allora, andrò ad utilizzare il pennellino, questo qua di Passione Unghie, quello che ha già la spatolina, solo per il semplice fatto che a me non piace nulla questo qui, non mi piace nulla, nel senso che le setole di questo pennello qua fanno veramente schifo, ragazzi, schifo, perché si apre con un non nulla e a me non mi è mai successo con altri pennelli. Quindi andrò a utilizzare apposta questo, perché io magari con la mia mano sinistra, scusate, con la mia mano sinistra potrei andare a schiacciare, a diciamo spanfazzare il pennello, quindi per non rovinare l'altro utilizzo questo.
Allora, già che si lavora con la sinistra, bisogna stare attente a non mettere troppo prodotto, perché dopo si fa più fatica anche a limare. Al massimo poi lo andiamo ad aggiungere noi se ci vuole. Mi preparo un fogliettino di carta, intingo il pennello nella soluzione, che potrebbe essere anche semplicemente cleaner, perché il loro Fusion si può lavorare anche solo col cleaner. E nulla ragazzi, cerco di fare il mio meglio per quel che riesco, perché non è proprio per niente facile. Sto sempre attenta nel giro cuticole e nel laterale di stenderlo molto fine, appiattirlo. Quando sento che incomincia ad appiccicare, rimergo il pennello. E nulla ragazzi, io continuo così. Ok, scusate ragazze, ma mi aveva abbandonato il telefono. Allora, vado a portarmi giù il prodotto. Facciamo particolarmente attenzione qua dove dobbiamo andare a mettere il prodotto, perché ci manca il laterale. Lo spingiamo e lo picchiettiamo. In questo modo qua. Poi tanto dopo sistemiamo tutto. Adesso sto facendo una specie di bombatura, ragazze. Come vedete, spaletta da fare schifo, perché dobbiamo noi andare piano piano a stringere un pochino, a picchiettarlo, portarlo dove va messo, anche se è un po' un'impresa. Eccoci qua. Allora, siccome sono andata a fare, come vedete adesso è anche più lungo, il pezzettino qua, io cosa faccio? Quando vado a ricostruire il pezzettino, poi pinzo, perché spaletta tanto, tanto, tanto. Ragazzi, questo è il meglio che io riesco a fare, poi con la limatura andrò ad aggiustare. Con la limatura aggiusterò, quindi adesso quello che faccio è andare nella mia bella lampada, io ci sto circa 5-10 secondi, facciamo anche 10, ho la futura quindi schiaccio due volte il 5, sono armata della mia pinza e poi passati 10 secondi vado delicata delicata, perché non ha finito comunque il processo di polimerizzazione, a pinzare, così da evitare palette. Poi io francamente, a parte i peli dei miei cani che sono dappertutto, vado a finire i miei 60
con la pinza. Ho fatto i miei 60 secondi nella lampada, sgrasso e vediamo di aggiustare un po' la situazione. Allora, innanzitutto ragazzi, io volevo dire anche che da quando c'è l'acrigel io ci metto molto meno a farmi la mano destra, perché non lo so ragazzi, a me mi velocizza il lavoro, a me velocizza davvero tanto 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 il lavoro. Con il gel prima facevo una faticaccia, invece da quando ho l'acrigel io mi trovo bene, ci metto meno tempo, almeno su me stessa devo dire che ci metto molto meno tempo. Adesso aggiusto prima i laterali, con tanta pazienza, aggiusto prima i laterali e le cuticole, poi passo su tutto e ci vediamo dopo. Ho finito di limare ragazze, questo è stato il meglio che sono riuscita a fare, perché ve l'ho detto, con l'altra mano faccio tanta fatica. E poi non so sinceramente quanto terrò questa forma. Comunque, adesso vado a sgrassare bene per togliere tutta la polvere . Queste sono le unghiette con la struttura tra virgolette fatta, perché è stracolma di difetti. Adesso ragazze, andiamo a mettere il colore. Allora, siccome qua ho questa mano, io sono un po' fissata con l'abbinamento e in questo periodo non ho abbinato nulla, perché l'ho detto, le prove le devo fare su di me, quindi avevo una mano in un modo, una mano in un'altra. Andrò a mettere lo stesso colore, tanto queste qua hanno 2 settimane, altre 2 sicuro le lascio. Quindi prendo il mio bel colore, che è l'H206, voi direte, con la struttura è passato il peggio, diciamo, e invece no. Scusate ragazzi, sto mescolando il vasetto, invece no, perché anche adesso col colore, almeno a me tocca dannare, perché è un casino avvicinarmi bene alle cuticole, poi sporco tutto. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Mi metto, vediamo se mi trovo meglio così, e vediamo cosa combino. Specialmente con l'altra mano non abbondo di prodotto. Che fatica ragazze, che fatica. Questo lo sposto perché, ecco, ho già fatto danni, ho sporcato tutto. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci alle cuticole. So già che sporco tutto. Così è proprio effetto di crescita, ragazze. Comunque, ragazze, la pigmentazione di questi colori è stupefacente. Io li sto amando. Allora, poi dovrò andare con un pennellino a punta fine. Perché io ragazze, cioè, ho i valli laterali che sono ciccioni. Prima di fare danno mi fermo prima
e poi al massimo correggo con un pennellino, ma in genere non riesco mai ad andare vicina vicina. Non so se vedete, c'è un chilometro, quindi prendo il pennellino se lo trovo uno. Boh, prendo il super fine. Metto un po' di colore sul pennello e vediamo se riusciamo. Anche qui, ragazzi, sposto la mano e non il pennello. Non uscirà mai perfetto, perché questo è il meglio che riesco a fare, ragazze, con la sinistra. E direi che mi accontento, perché se io poi continuo vado a fare danni, già lo so. Quindi questo è il mio meglio. Direi che continuo con le altre e ci vediamo dopo. Ok, ho finito di stendere il colore, ho già anche applicato il lucido, sempre quello di La Femme, il top coat no wipe, quindi non ha dispersione. E questo, ragazzi, è il meglio che sono riuscita a fare, più di così non riesco proprio. Ci ho messo anche tanto. Adesso, giusto per non lasciarle tutte così, anzi, volevo anche mostrarvi che il colore non si è scolorito, essendo un rosa. Adesso, giusto per non lasciarle così, prendo il mio gel colla e vado ad applicarci qualche lustrino. Devo solo decidere quale, quindi non so se applicarci questi oppure andare sul semplice, ma questi no, perché mi buttano fuori troppo giallo e quelli cristallo non mi convincono tanto, quindi sono decisa tra questi oppure questi qui, ma penso che opterò di più per questi. Adesso penso che li metto sull'anulare, andrò a mettere varie misure, adesso decidiamo insieme come. Calcolate che io sto sempre lavorando di sinistra. Allora, prelevo il mio gel colla. Ho già applicato il lucido perché se andiamo a lucidare questi perdono la lucentezza, quindi io li metterò qua, quindi applico il mio gel colla tutto qua a mo' di coroncina. Non sembra a me un'impresa anche mettere il gel colla, cioè guardate come la mano mi trema, perché più di così non riesce a rimanere ferma. Ok, dopo se mi serve lo prendo, pulisco leggermente e vado ad applicare. Allora, metto questa misura qua, ho già fatto il danno qui centrale alla grande, così. Poi prendo questi un po' più piccolini, senza fare danno come al mio solito, e li metto qui anche dall'altro lato,
io li schiaccio leggermente e ora vado a prendere i più piccini. Quindi per ora diciamo che me li appoggio, poi dopo me li sistemo un po' meglio. Prendo un altro piccino e lo metto da questo lato. Così. Ora me li sistemo un attimino. Quando sono soddisfatta, sì, io penso che li lascerò così. Vado nella lampada 60 secondi. Polimerizzati gli Swarovskini, vado con un po' di olietto intorno alle mie cuticole. Ed ecco fatto, ragazze, ho fatto anche la mia mano destra. Io spero che il video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi anche nei commenti. Molte ragazze mi scrivono anche su Instagram, io sono molto più che felice di rispondere alle vostre domande, curiosità, tutto quello che volete, quindi aggiungetemi anche su Instagram, sulla mia pagina Facebook. E ricordatevi di attivare la campanella per essere sempre aggiornate su ogni mio video e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Un bacione, ciao ragazze.